In nomine Patris et Fili e Spiritus Santi. Amen. Se dato Gesù Cristo. Maria, sede della Sapienza, prega per noi. Carissimi bambini, iniziamo il terzo incontro di catechismo e ehm, diciamo subito una preghiera, quella che vi ho insegnato l'altra volta e che avreste dovuto io penso che la sappiate anche bene, vi siete studiati questa settimana la preghiera del ti adoro. Ti adoro quello del mattino. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Ora diciamo un Ave Maria per il Papa, il Santo Padre Benedetto XVI, per i nostri cari e anche per tutti quelli che sono malati e che soffrono. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ed ora eh, vi ricordo che la volta scorsa abbiamo fatto il secondo incontro dal titolo Dio ha creato l'uomo. La domanda da imparare a memoria è chi ci ha creato, ci ha creato Dio. E poi c'era da imparare bene il Tiadoro. Spero che abbiate fatto anche il disegno corrispondente alla creazione dell'uomo e della donna nel paradiso terrestre. Ed ora ehm, affrontiamo l'argomento di oggi. L'ingresso di Gesù in Gerusalemme, l'ingresso trionfale di Gesù. Sapete che domenica prossima è la domenica delle palme. E nella Domenica delle Palme si ricorda questo ingresso trionfale di Gesù. Gesù era solito circondarsi di tante persone, le persone lo amavano, cercavano Gesù per ascoltare le sue parole piene di sapienza e anche per vedere i suoi miracoli. Gesù guariva molti ammalati. Eh, risuscitava anche dei morti, cacciava dei demoni e le persone erano contente quando si trovavano vicino a Gesù. Un giorno, ecco, Gesù si trovava in vista di Gerusalemme, Gerusalemme è questa città che vedete sullo sfondo che vi indico con la matita, insieme ai suoi discepoli, agli apostoli. A due di loro Gesù dice: Andate in quel villaggio laggiù, non tanto in Gerusalemme, ma in un villaggio che era vicino e che loro vedevano da questa postazione. Andate in quel villaggio laggiù, troverete un'asina legata. Gesù lo sapeva. Scioglietela e portatela da me. Ecco, i discepoli. Gli fanno come ha detto Gesù, gli conducono l'asina, <coughs> poi stendono sul dorso i loro mantelli e vi fecero salire Gesù. Gesù cavalca un'asina, non un cavallo, ma una semplice asina. Gesù è umile. Quando la gente si accorse che stava per arrivare il Messia, andò incontro, stese per terra i mantelli e agitava rami di ulivo, ma anche rami di palma. Gesù sta entrando, sta entrando nella città di Gerusalemme, quella è la porta. Abbiamo sentito la parola Messia. Cosa significa Messia? Significa Salvatore. La gente lo riteneva un salvatore, volevano che regnasse sul popolo di Israele perché era un re buono, un re saggio, un re che faceva miracoli straordinari. E tutti cantavano Osanna, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. La parola Osanna in ebraico significa Gloria a te, oh Dio! Ringraziavano Dio per aver donato loro questo Messia, questo Salvatore. Guardate quante persone circondavano Gesù in quell'ingresso trionfale. Gesù è questa persona che si gira indietro per vedere quanti lo seguivano quanti lo accoglievano o meglio girato in avanti ecco ma indietro rispetto a noi i bambini cantavano anch'essi osanna nel più alto dei cieli c'erano tanti bambini e tutti cantavano osanna gloria a te o oh dio tutti erano contenti ci chiediamo dell'ingresso di Gesù Purtroppo no, i farisei si rodevano dalla rabbia per questo nuovo trionfo di Gesù. La folla amava Gesù, lo volevano re, ma i farisei non volevano che Gesù regnasse su di loro e giurarono in cuor loro di farlo morire. I farisei chi sono? Sono le guide spirituali, cioè i maestri del popolo di Israele, del popolo ebraico. Non volevano Gesù, pensate, erano le guide spirituali, ma non riconoscevano il figlio di Dio. Addirittura c'è di peggio. Intanto il diavolo era entrato in Giuda Iscariota. Giuda Iscariota è questo personaggio con lo sguardo torvo, uno dei discepoli di Gesù, quindi uno dei suoi amici. Egli si presentò al sommo sacerdote e ai farisei e, e domandò. Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno nelle mani? Così potete ucciderlo. Gli risposero trenta denari. Quindi vedete che Gesù eh, che Giuda, scusate, riceve trenta denari per tradire Gesù, il Figlio di Dio. Pensate. Mentre tutto il popolo osannava, cioè eh, accoglieva Gesù come il loro Re, qualcuno invece tramava contro di lui e cercava di farlo morire. Noi domenica ricorderemo tutte queste cose importanti. Il compito per, do, per domenica prossima, innanzitutto quello di partecipare alla diretta della Santa Messa che ci sarà su Radio Domina Nostra, sulla pagina Facebook di Radio Domina Nostra. Il 5 marzo, domenica delle Palme, procuratevi un ramo di ulivo oppure di palma, oppure anche di palma. Oppure di un altro albero, se non trovate né l'ulivo né la palma, anche un altro, un altro ramo. Io lo benedirò, il ramo verrà benedetto durante la Santa Messa di domenica 5 marzo su Radio Domina Nostra. Dopo cosa dovete fare? Dovete conservarlo, lo conserveremo come simbolo della nostra fede in Gesù. L'insegnamento eh, che dobbiamo trarre bambini è questo, che noi dobbiamo essere come i fanciulli ebrei che dicevano grazie Signore che ci hai mandato il Salvatore e, e mostrare sempre a Gesù la nostra fede e il nostro amore verso di lui. E certamente non ehm, respingerlo, non rifiutarlo come hanno fatto i farisei e nemmeno tradirlo come ha fatto Giuda. Ed ora ringraziamo Gesù con la preghiera del Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Alla prossima. Puntata, sia lodato Gesù Cristo, sempre sia se lodato.